L'ultimo spettacolo, The Last Picture Show 1971, diretto da Peter Bogdanovich, basato su un romanzo di cui non ricordo né l'autore né il titolo, è una storia di formazione, modus operandi che ha sempre avuto una certa presa su di me. I fatti si svolgono in un ipotetico paesino del Texas, quindi nel profondo sud degli Stati Uniti, in una dimensione bucolica e rurale alla vigilia della guerra di Corea. Quindi all'inizio degli anni 50, e già il titolo del film contiene al suo interno l'anteprima di un importante avvenimento che verrà raccontato, un accadimento rappresentativo del passaggio di consegne da un'epoca all'altra, ossia l'ultimo spettacolo, appunto, l'ultima proiezione del cinema del paese, il quale poi verrà chiuso a seguito di un determinato evento. Il protagonista principale, ammesso che sia corretto esprimersi in questi termini, è Sonny, un giovane ragazzo che secondo me funge da paradigma perché nel loro relazionarsi con lui e attraverso di lui, tutti gli altri personaggi, che secondo me sono quasi dei comprimari, si definiscono e vengono definiti, ma al contempo danno conto della realtà nella quale vivono, descrivono la cornice di mediocrità in cui sono confinati, fatta di piccole perversioni, piccole cattiverie, piccole virtù, dove emergono dei profili che verranno ripresi in seguito tanto dalla letteratura quanto dalla settima arte. Per restare nel campo di quest'ultima, mi viene in mente un film della metà degli anni 90, Buon compleanno, Mr. Grape, che se non fosse ispirato a un romanzo si direbbe diretta emanazione del film di Bogdanovich. Buon compleanno, Mr. Grape vede protagonista Johnny Depp, nonché un giovane e magistrale Leonardo DiCaprio che interpreta un ragazzo autistico. Le figure che si riscontrano in questi due film così lontani nel tempo, in realtà, sono molto simili. Poi non conosco i romanzi da cui ambedue hanno tratto ispirazione, non conosco l'anno della loro pubblicazione, ma in entrambe queste storie ci sono la donna sposata, un po' là con gli anni, insoddisfatta, che cerca nuovi sussulti e nuove emozioni con il ragazzo più giovane, c'è il ragazzo con problemi congeniti, c'è una sorta di protagonista che serve quasi da obiettivo per avere la testimonianza, la presa diretta di quello che avviene. Nell'ultimo spettacolo, secondo me, si respira molto quel senso di passaggio del tempo, il quale sembra che in una realtà così raccolta non possa avere giurisdizione, e invece no, invece il tempo passa pure lì e lascia i suoi segni nel mutato rapporto tra le persone, nelle abitudini, nelle situazioni che si avvicendano. C'è una nostalgia di fondo che sboccia, in realtà ne sbocciano molte, perché c'è una stagione per la nostalgia, la quale probabilmente è sempre la medesima, ma ne cambia il custode. Questo cambio di soggettività che ci si rapporta può dare l'illusione che vi sia qualcosa di unico, quando invece è l'eterno ritorno di tutte le cose, per citare sempre e mai abbastanza Nietzsche. Nell'ultimo spettacolo il ritmo è dilatato. Però non è un film lento, dove lento, secondo me, è un'espressione infelice e superficiale con cui di solito si liquidano opere criptiche o per le quali è richiesta una soglia d'attenzione esagerata, manco fosse un'operazione a cuore aperto. Anzi, secondo me il film scorre bene proprio perché non vi sono colpi di scena, non vi sono forzature e ha quasi un taglio saggistico. Questa è una particolarità che ho riscontrato in diversi film di mio gradimento. Poi, ovviamente, si tratta di un titolo piuttosto famoso che ha ricevuto premi, molti plausi, che ha dato grande ispirazione, quindi da guardare e riguardare senza ombra di dubbio.